si riparte verso questa partita alla Samp dopo quattro sconfitte consecutive. Com'è il morale della squadra in questo momento? Sì, abbiamo fatto un po' fatica, siamo un po' periodo molto difficile per tutti, perché quando perdi quattro partite di fila non è una cosa bella, perché anche non siamo abituati questa squadra a perdere quattro partite di fila. Però comunque siamo tanto positivi, siamo pronti per affrontare questa partita, che sarà molto difficile perché loro stanno benissimo, hanno un periodo che stanno passando abbastanza bene, però siamo pronti di fare il risultato e vincere questa partita. Speriamo che riusciamo questa volta. Senti, secondo te c'è un motivo per spiegare questa crisi di risultati? Come ti devo dire, anche noi stiamo cercando un motivo, quelli che non riusciamo a capire perché sta succedendo tutto questo. Però infatti stanno quelli staff che devono vedere quello che stiamo sbagliando e stanno dicendo quello che facciamo bene e quello che facciamo male, e stiamo cercando di migliorare sotto questo punto, che in campo qualcosa ci sta, che sicuramente qualcosa non va, però altro motivo non c'è, che tipo sento tanti discorsi che da fuori che c'è nervoso, ci sta nervoso, uno che perde quattro partite di fila, non riesce a vincere otto partite, è normale che dentro di noi entra qualcosa, però non è una cosa che sta succedendo qualcosa, è tutto una cosa di normale, perché è calcio, non è un sport che faccio con le mani stesso, è normale. Sì, infatti, tutto qua, speriamo di vincere prima possibile. E sono sicuro che torna tutto a posto e la gente non pensa più di queste cose qui, che sta succedendo qualcosa dentro, che assolutamente non è vero. Senti, te lo stai sognando la notte che quel palo? Mi dispiace tanto, però ormai mi sono dimenticato. Potevo fare meglio, però ho messo tutto per fare gol, però non sono riuscito, mi dispiace tanto. Era anche molto importante per noi. Come stai fisicamente? Benissimo, finalmente bene, spero, infatti devo fare quando dico bene, infatti dico sempre benino. Io intendevo mentalmente, fisicamente. Sì, infatti per ora sto bene, fisicamente sto davvero bene e spero che migliorerò ancora giorno per giorno, perché sto sentendo anch'io da sé che sto meglio per ogni giorno. Senti, avete un po' paura, la classifica è buona, insomma avete fatto tanti punti, queste sconfitte vi hanno fatto subentrare un po' di paura? Oppure no, paura no, più preoccupazione perché sta succedendo tutto questo, perché diciamo che siamo in classifica, non siamo messi male, però non guardiamo, noi dobbiamo guardare una cosa, che partita per partita, perché noi siamo una squadra che si diverte di calcio, c'ha qualità, c'ha tutto per fare ancora meglio, e da questo tutto preoccupazione, perché possiamo fare meglio in classifica, possiamo fare ancora, andare più avanti ancora, però stiamo perdendo partite che secondo noi è molto da tipo Frosinone, contro Frosinone abbiamo perso una partita, io ero in panchina, ho guardato tutto il primo tempo, all'inizio del secondo tempo, partita incredibile, hanno tirato una volta, hanno fatto un gol e noi abbiamo sbagliato tanti occasioni. Non piace a noi queste sconfitte che danno fastidio, non paura di classifica, niente paura. Siamo sicuri e siamo convinti che fra qualche giorno torna tutto normale, perché questa squadra secondo me ha qualità, ha personalità, stanno lavorando ogni giocatore, vedo ogni giorno che danno un massimo, io sono sicuro che riusciamo a tornare stessi. E sabato sera come si affronta la Sampdoria? Infatti avevo detto, Sampdoria questo momento sta passando un periodo molto, molto positivo per loro, perché alla fine hanno iniziato a vincere queste partite che stavano facendo prima fatica. Si sa che è una squadra tecnicamente forte, hanno qualità, stanno palleggiando benissimo, sono una squadra forte, 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 però anche noi penso che non siamo scarsi e possiamo vincere questa partita tranquillissimo. L'importante è che ascoltiamo allenatore, staff, quello che dicono per preparare questa partita, e secondo me
riusciamo a fare qualcosa buono questa volta. Come lo vedi il girone di ritorno rispetto alle gare di andata? Sì, è normale, abbiamo parlato prima che è normale che prima tornava tutto bene. Le altre squadre no, stanno bene, è normale che tante squadre che facevano fatica all'inizio di campionato, anche noi abbiamo fatto primi partite, sembrava che sono morti, dicevano tutti che non ce la fanno, tutti questi discorsi, perché però non è che dobbiamo ascoltare cosa sta succedendo fuori, noi dobbiamo essere convinti dentro di noi che possiamo fare. Queste squadre sono squadre di Serie A, sembrava che non ce la facevano giocare una partita, invece sono convinti, sono forti mentalmente, sono squadre forti, alla fine sono riusciti a fare qualcosa in più quello che stavano facendo girone da andata. Però nessun problema, è importante che troviamo dentro di noi quello che sta succedendo e cerchiamo di vincere queste prime partite che prima possibile. Ma dove è più un calo fisico o mentale? Evoluzione di risultati. Non lo so cosa vi devo dire, perché non posso dire io, perché secondo me vedo ogni giorno allenamento, conosco i ragazzi e non posso dirvi che giocatori che sono ho mollato io personalmente, anzi siamo una squadra che siamo saliti dalla Serie B e vogliamo dimostrare ogni giocatore che non è caso tutto questo. E non ti posso dire che qualche giocatore è mollato, impossibile, perché vedo giocatori che sono arrabbiati quello che sta succedendo e spero che torniamo prima possibile quello che era prima, come ho detto prima.